Madonna, mamma mia. Tu pensa, no, ma tu pensa a fare lo scambio di A Lautaro e perdere 5-1 con Dia che segna. Cioè proprio bullismo. Beh, no, non sarebbe cambiato nulla, avere Dia in squadra, ma chiaramente quando a Dai Ale gli sa sollineati i pianeti, poco ci puoi fare, insomma. Grandissimo culo. Ma c'è uno che non ti ha segnato negli 11 titolari, Ale? Grazie, bistecca. Mi sa di no. No, tutti gli hanno segnato. Ha fatto 100, frate. Ha fatto 100. Esatto, buongiorno. Ma avrebbe vinto con tutti poi, eh? Chiunque. No, ma calcola, tutti avrebbe vinto. Calcola che credo che non c'ho un giocatore che ha preso 5 e mezzo. Ecco. Me credi? Uno o 5 e mezzo. Federer. Questa la metto in paio, Roger e Federer, 1000 euro voglio. Sì, ma ce l'avevi pure ieri però, Camel. Lo so, non me so, stavo a casa, mi sono rimesso la stessa. Ma ti faccio il pigiama, pensa un po', io con la maglia di Federer ci vado a dormire. Lo vuoi pensa dire che te l'ha regalata Federer, quella? Sì, si stava fai allenando. Vedere il tessuto, Camel, fai vedere il tessuto perché la gente non ha capito. Plastificata, dai ragazzi, non è che stai a fare. Qualità. L'occhiale? L'occhiale, qualità. Questa se la volete comprare... Aspetta, aspetta, il bicchiere? Tutto coordinato. Vabbè, ma è classe. Aspetta, l'ultima. Il bigliettino da visita. Vabbè, dai, per me. Ma questa è classe. Questa è classe. Io non aspetta, posso. L'ultima. Un'altra. Eh beh, quello. Quello. Io non credo dipenda da te. Notizie, notizie. Hai notizie oggi? Come sempre. Come sempre. È finito come il mercato, sempre. Però, Camenza, se te ne sei conto. Tanto smentiamo la DN Kronos immediatamente. Ha detto? Hanno fatto uscire il nome di Max Allegri. De Rossi è molto incazzato con se stesso e con la squadra, ma non si sente assolutamente a rischio e la Roma proprio assolutamente non ha mai contattato il povero Allegri. Ma che cos'è questo? L'ufficio stampa della Roma? Se hanno preso a lavorare o l'ufficio stampa di De Rossi? Buonasera Ste. Buonasera a lei, Alex. Buonasera a tutti. No, no, calma, grazie a Sosomaro. Andre, te lo dico in live. Che è successo? Twitch mi ha appena scritto. Ci hanno bannato. Bannati. Ci ha offerto la possibilità in esclusiva di streamare, cioè di fornirci i diritti di streamare il prossimo Football Legends show match a Monterrey in Messico. Il 20 settembre cos'è? 2024 è uno show match dove si affrontano le legend del calcio. Facciamolo. Avanti contro saremo cazzo. Gli unici in Italia ad avere diritti. Gli unici italiani a trasmetterlo. Vaffanculo Mediaset. Vaffanculo no, Sky. No, no. Vaffanculo Dazn. Aspetta. Trevisani. Giocano pure Balotelli e Nainggolan, credo. Fuori, no. Fuori dal caffè. Fuori, Ciccione. Fuori. 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 Fuori sta merda. Non ha oh, frate, mi devi stare fuori. 25 sabato. Perché non devono giocare gli ex fuori. Giocatori? Che sono giocatori. Questa è una vergogna, chiaramente, a parte Ciccione. Grazie alla puntata di ieri, no? Che cosa? Bene, no, penso proprio di no. Non si può insultare Sky così, però, dai. No, ma anche perché culo romano è contro bravo coin. Cominciamo a vorrei rimanere un attimo con l'unico che mi sembra abbia tenuto un filo di senno in capa. Possiamo dire che tutti preghiamo ogni giorno che la Serie A torni su Sky? Sì assolutamente, assolutamente. Questo sta morendo il treno, non fate morire il treno, salvate il treno. Dai, è morto il treno. Poi è morto il treno. È morto. Morto il treno. Ci auguriamo tutti che la Serie A torni su Sky. No, ma a me non mi interessa Sky o no Sky, un unico abbonamento. Vabbè, perché vuoi pagare di meno? No, io ne parlo per qualità. Voglio fare un appello. No, no, proprio per avere tutto sulla piattaforma. Io voglio fare un appello a Fabio Caressa. Qualora tu avessi intenzione di inserire un membro fresco e giovane all'interno del club, perché mi sembra una trasmissione che si stia riempendo di persone vicine comunque alla seconda data, io sono pronto. Quindi... Se no, fate come Faina, che si fa il pezzotto e si va tutto là. Morto il treno. Si poteva dire questo, sì. È morto il treno. Ti ricordi quella sera in cui il treno era a 18? Livello 19. Frate, ma ti sei reso conto che tu hai mandato via tutti? Tu hai mandato via Colucci, hai mandato via il principe, hai mandato via Pibettino, non c'è più nessuno. Perché il principe? Non c'è più, lo vedi che non viene più. Colucci
è stufo di te, per favore. Il principe, ti ha insultato la figlia. So. Ma non gli ho insultato la figlia. Sì, ma... frate, su. Ma ci ho provato con la figlia, specificando che qualora fosse stata minorenne avrei annullato il mio provarci. La figlia era minorenne e di conseguenza non ci ho provato. Ma brave persone, vincevano le maglie, le regalavano. Ah, ma questi ragazzi, invece che vincono le maglie oggi. Cesso pelato, cesso pelato. Cesso pelato. Cesso, cesso pelato, cesso pelato, cesso pelato, cesso pelato, cesso pelato, cesso pelato. Dicevo, è un momento tragico per noi, diciamolo. Frate, siamo in grave difficoltà. No, ma allora, tu non hai capito, sta succedendo quello che ti ho detto io, ok? Quando l'interista... Ma l'hai mandati via tu! Fammi parlare. Quando l'interista non ha 20 punti sulla seconda, non dona più un euro e si nasconde nelle fogne. Ma non è vero, te frate, l'ho spiegato non è mille vero. Volte. Io ti ho detto, grazie, guarda che sta a fare errore abbassare il canale frate, sull'interista. Non è vero, sei tu che... Ma hanno pareggiato una partita, hanno pareggiato due partite e quattro parla. Giornate sono scomparsi! Ma che dici? Dai, non dire cazzate. Fortunatamente ho fatto arrivare milanisti e romanisti nella resistenza che stanno supportando il canale e che ci stanno dando una mano. Perché anche laziali. Non abbiamo bisogno degli interisti su questo canale. Tranne Cesso Pelato. I milanisti non donano più. I milanisti donano sempre. Non è vero, fratello. Vanno a giornate pure loro. Non dire cazzate. E anche oggi, mezz'ora di nulla. Avanti tutta. Ma non porta più a nulla sta mezz'ora. Torre, te lo dico adesso. O porti No, è te Enzo D'Aquila. Torre, te lo dico. O porti interistica dorata calcio. Comunque sai che fanno. Fabio, hai sempre ragione, basta. Ragazzi, allora iniziamo, dai. Sciscione a letto con la moglie. Bravo Fabio. No, ma non ho fatto calcio, no, ladri. Mamma, dice solo ladri. Io non vi sempre fa. Ladro, ha fatto 72 sto coglione. Te lo sto chiedendo. Dimmi ste. A te è arrivato il coso del Messico, a me è arrivata una cosa esclusiva, la voglio condividere con voi. Potrò trasmettere il primo grande classico italiano. Pornocchio. Fuori immediatamente. Fuori. Non vuole il basso livello, adesso è volgarmente inutile. Salutiamo. Gli amici di allora, perché hai fatto sto plebiscito dei romanisti? Mica c'è l'Europa League oggi. Che vuol dire? Sono opinionisti del canale. Guardate tutti i romanisti. Ma io come te senti a sapere che un ragazzo nato nel 2018 non ha ancora mai visto la Roma in Champions? E avanti anche oggi la minaccia di morte gli entra querela soldi bellissimi. Cosa ne pensi Ale? Sei mutato cretino. Speriamo che quest'anno sia la volta buona. Ma quest'anno no, non la vede, al massimo l'anno prossimo. Io ancora cioè non ti viene un po' ermagone quando vedi il martedì e il mercoledì le altre italiane in Champions e tu no, anche giovedì su A6 ha fatto le pippe pensando a Mourinho, dai Mourinho, no, Alessio, Alessio notizie da Trigoria, vedi un po', una volta era facile, dicevano, andare in Champions League. Ma come possiamo pensa che vedi il Bologna e tu sei a casa, è un disastro questo. Dai, è una roba brutta, eh. Il Bologna che per la Roma ci sono notizie 12 mesi su 12. Bologna di italiano. Perché Camelo le inventa, vabbè, chiaramente. Comunque direi, visto che aspetta. Giù Faina, visto che a livello tempistico, a livello temporale, la Champions League sarà successiva, io direi di iniziare con la Lazio, di cui non frega un cazzo a nessuno, però ne parliamo. Sì, no, a me interessa molto. Iniziamo con la Lazio, poi voglio parlare del Napoli, poi andiamo sulla Champions. No. Tra l'altro mi dovete chiedere scusa non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque, ma tutti su Ange Johan Bonny, che è una delle punte no, più pure. Parliamo della capolista, pure che abbia visto recentemente il campo italiano. Come ieri, mi dovete chiedere scusa? Parole di Henrix di ieri. E sarà difficile vincere ad Empoli a Parma. Ma stavano a vincere 2-0. Ma stavano a vincere 2-0 in 10. È una partita tipica. E soprattutto, no, aspetta. Però, attenzione perché l'Udinese è la terza sorpresa. No, ma aspetta.
Ma Firenze, la terza sorpresa. Ma mi dovete chiedere sorpresa. Scusa anche su Costa. Detto io la prediction. Mi dovete chiedere scusa su Costa Runjajić, perché quando vi raccontavo dell'allenatore del Lega Varsavia che è arrivato all'Udinese dicendovi guardate, ma è in fuoco de paglia, frate. Costa Runjajić è un grande allenatore. Costa Runjajić è un grande allenatore. Ma io sarebbe la squadra. Frate, è un fuoco di paglia. È successo anche due anni fa. Ma lo capite che ieri cazzo dice dal 2011 che l'Udinese non era in vetta, non sai un cazzo. Era secondo. Ah, secondo, è primo, è secondo, è primo. Ma punti, coglione, era primo, ma lo capite che Lorenzo 2011. Lo capite che Lorenzo, lo capite che Lorenzo Lucca ha scritto salutate la Capolista. Vabbè, ma è ironico, che c'è? Ma quale ironico, frate? Ma quale ironico? Andiamo sui dai. Andiamo sui dai. No, frate, non posso aprire con Parma Udinese da qui. Ma come ti permette? Frate, non posso aprire, non me ne frega niente, dai. Ma come ti permette? Ci guardiamo gli highlights di Parma Udinese. Oh, ma pensa se l'Udinese vince lo scudetto e questo non posso aprire per Andrea, sempre con ha vinto il Leicester, non può vincere l'Udinese. Ma che Andrea, ma dai su. Dimmi. Sempre con Andrea, dimmi, bastardi. Andrea. Puoi fermare l'immagine e silenziare. Che cazzo vuoi? Ma che ci devi dire? No, no, volevo dire che Damiano è un altro della Lazio, a parte che avevano sfondato il mercato della Lazio, ma a parte questa cosa qua poi ricambio. Sotto, ma stiamo Enrico, guardando Parma Udinese, Camel. No, volevo finire. Anche sul Bologna dicevano, ma mo crolla, mo finisce, mo crolla, e poi il Bologna andrà in Champions. Così ah, ok, 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 ok. La buttano sempre in cacciata. Ok, ho capito. Sì, sì, sì. Stai difendendo l'Udinese. Giusto, Luca. Okay. Giusto, giusto. Basport, Basport. Vabbè, scommettiamo, no? Oh, cross, se volete scommette. Vai, fai la scommessa. L'Udinese arriva nelle prime 10. Sì, ma nelle prime 10 ha detto Champions, ha detto quello, ha detto Champions, ha detto Champions, ha detto Champions, ma chi è che ha detto Champions? Ha detto potrebbe vincere, ha detto scudetto, ma non ha detto scudetto, ha detto tu rappresenti una trasmissione sportiva, Europa, tu rappresenti una trasmissione sportiva, non puoi sminuire l'Udinese attualmente capolista. Questo bravo Luca. No, no, secondo me no. Arriva e allora perché non abbiamo parlato di Torino-Lecce? Perché il Torino non è per il capolista. Ma che è? Che vuol dire? Sta a 3 punti. Anzi a 2 credo. Ma vedi questo da combinare. Guardate che cazzo di gol fai Angie Ambonni. Allora vi giuro che nelle prime 10 non c'è un attaccante che faccia sto movimento. Ma guarda il difensore. Guarda, eh. Guarda il difensore, fratello. No, 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 ma guarda, guarda. Guarda, controllo, guarda, controllo. Aspetta, controllo d'interno, se la sposta sul sinistro, controllo a seguire per prendersi lo spazio e puntazza a fil di palo. Ragazzi, questo è un gol da attaccante purissimo. Questo è un gol da attaccante purissimo. Ragazzi, questo c'ha mercato, eh. Questo è un gol da attaccante purissimo. E se non ve ne rendete conto non capite un cazzo di calcio. Questo fai gol, mica Vlahovic. Bravo Andrea. C'è il rumo di Nesa, prossimo. E che fa, perde? Lucca l'ho pronosticato come un attaccante e farà tanti gol. Perché non hai preso il Fantale? All'altro fantacalcio mio l'ho preso, lo volevo. È meglio di Dobrik. Ma è uno dei quei giocatori che in Serie A farà tanti gol. No, no, ma Bonni, ragazzi, io l'ho detto. Cioè, capite perché io capisco di calcio e voi non capite un cazzo, ok? Io pregavo che l'anno scorso il Milan, cioè quest'anno a giugno, prendesse Angelo, lo prendesse come, vabbè, però ha detto, come ragazzi, seconda punta. Io pregavo, sì, sì, per carità, pregavo però poi che il Milan prendesse Bonni come seconda punta. Ha detto pure che non l'ha fatto. Murata che non gli spendeva 50 crediti, poi ha speso 130. Vabbè, perché ho preso la maglia, che cazzo vuol dire? Ancora che ci ricordi quello che dici. Assurdo, ho preso la maglia. Ma dai, su, ma fatte zitto. Ma tu dici, ne dice tante, dici tu? Sì, ne dice tante, poi una via, per ricordare. Sì, sì, vabbè. Io so solo che ho chiesto due attaccanti al Milan negli ultimi due anni, che so Boniface e Bonni, sono due fenomeni. Che è successo qua? Che partita la samba? Comunque qua il giocatore del Parma fa una follia, ragazzi, Cioè, seconda sì, partita è entrato 18 minuti già. Seconda partita che il Parma perde in 10, hanno rotto il cazzo. Cioè, questa è una follia senza senso. Va giù, Keita, fallo, è già munito. Mamma mia. Secondo giallo per Mancini. Poi ne è consapevole, Però quando erano belli i tempi dell'Udinese in Champions, altro che Atalanta. Che bello, scusa. Che bello col mago Michael Suell, te lo ricordi, Faina? Ma guarda sto Davis, ha fatto tre azioni uguali, oh. Ma ragazzi, cioè, guarda la difesa del Parma. La difesa del Parma è imbarazzante. Incredibile, frate. Cioè, questo due volte ha saltato di testa indisturbato dentro l'area di rigore. Cioè, guarda qua la linea. Guarda qua la linea difensiva del Parma. Se questo teneva la linea era fuori gioco.
cioè guarda. Sì, no, chiaro, ovvio. Ma anzi, non lo so manco perché sì, c'è sì, stato sì. L'altro centrale. No, no, stava avanti. A proposito di fuori gioco, avete visto che ha preso piede l'ipotesi. Grazie, scissione Ciociaro. Inter a Monza. Ah, sempre avanti io. No, detto no, ma Goene, ma Goene, dopo che me l'hai detto me ne sono accorto subito. Fuori gioco attivo, ma... Ma ancora può fare arbitrare quello? Ma quello è quello degli Juve, credo. Abisso quello, eh. Ma dove è? Ancora... Ah no, è quello di Fiorentina Inter. Ancora di Palermo. Sono d'accordo con Cohen, Cosa, fuori gioco? Scusami un attimo. Ma beh, certo, figurati se non sei d'accordo con Cohen. Mamma mia, Fabio Bergo, il più grande antinterista della storia. Ma potevi mai essere contro Cohen? Ma io non riesco a dire bugie nella vita. Ah, Fabio, hai detto qua, hai detto tipo il Milan, hai detto tipo il Milan. Adesso Bergo mi chiama morale. Io? Tu hai detto tipo il Milan. Ma cazzo c'entra? Ma Bergo mi stai dicendo una minchiata. Abbiamo finito. No, non è vero, non è vero. No, ragazzi, no. Ma incazzare a me Bergo. Che è successo? Così come ho detto. Mancato Pirico? Così come voi non che avete è successo? Visto che salto fa? Che salto... Oddio, Pirico. No. Dice che non si sentiva bene. Pensavo ora così. Ah, la notizia che ho dato ieri in chat? Se è ufficiale? È tornato milionario. È tornato milionario. Chi è? L'Al Nassr ha esonerato Luis Castro. Buono, così si svincola. Il favorito per sostituire l'ex Botafogo è Stefano Pioli. Avanti, prima la discussione! Quanto milioni risparmiati! Non puoi esultare. Avanti! Cioè, questo va a guadagnare 10 milioni e allena Cristiano Ronaldo. Cioè, Stefano Pioli avrà l'onore di allenare Cristiano Ronaldo e tu no, Cohen. Come ti senti? No, io ti dico un'altra cosa. Il cosiddetto mago, colui che migliora, che tutta Europa avrebbe voluto, nell'estate in cui tutta Europa cambia le panchine, è finito in Arabia Saudita ad allenare. Il grande Pioli. Il grande Pioli. Fattuale. Avanti Stefano! Avanti Stefano! Io mi preoccuperei. Va a farsi i milioni in barba. Io mi preoccuperei. Perché Pioli era un paracadute. Sì. Che pagavate. Ma che paracadute? Era una botta in fronte. Era una paracadute. Però non è che va meglio Fonseca, però, caro Luca. Ma chi ti ha detto a te? Aspetta. Quindi per te va meglio. Ho sentito Trevisani. Ho sentito Trevisani. Ha detto almeno prende 50. Ma basta, Trevisani. Ragazzi, quando l'ha preso Pioli l'anno scorso. Ma basta, Trevisani. Pioli ne ha presi 64. Ma in questo canale possiamo parlare. In questo canale possiamo parlare di gente che capisce di calcio. Per favore, no, rispetto per Righi. Saluto Righi, un amico. Grazie. Per favore, però mi devi spiegare perché parla di gol prese e non ne parlava l'anno allora, scorso. Allora, chiedo scusa, ragazzi, perché c'ho da fare Lazio e pure Napoli, che ieri non abbiamo parlato. Prego con gli allies della Lazio e Ciccione dopo chiede scusa a Dia. Amici, chiedo scusa. È vero. Oh, a tutti quanti. Sì. Ma Ciccione non allora Ciccione deve chiedere allora scusa per aver insultato Andrea, il mercato della Lazio. Clip, perché no, la Lazio no. La Lazio ha fatto un mercato via. Come cercavo ma di spiegarvi. La Lazio ha fatto un mercato indecente. La Lazio ha fatto un mercato ha fatto un mercato indecente. Ha fatto un mercato per ha fatto un mercato indecente la il binomio Lodito Fabiani. Ma qualcosa, ma non indecente, dai. Tavares l'avete criticato il miglior terzino sinistro no Tavares non mai criticato detto che è il miglior terzino sinistro da storia della Lazio dopo Teo Hernandez il migliore della Serie A possiamo dire insomma cos'è dopo Teo Hernandez ho detto che era il meglio di più che forte di aspetta metti Faina in primo piano che lo clippiamo lo insultano tutti vai livello è quello tra chi no dilla bene bastardo dico il livello è quello tra chi il livello è quello il livello è quello tra chi tra chi il livello è quello Nogna Tavares ai livelli di Teo Hernandez Faina no già ho risposto la radio non parla due volte prego con gli highlights il caghetto. Andrea io non ho più vedere la partita la partita ma è stata una partita regolare cioè il no, Verona regolare, è sceso in campo oppure Verona è sceso in campo poi e Ale quindi. Dopo ti devo far vedere un'immagine che insomma il primo gol da Roma ci sono dei dubbi prego Enel. Tra l'altro comunque... chiaramente maglia total black per il Verona quello dell'Inter no quello da Roma sì basta allora. Grazie Stefano è il torneo indietro che non l'ho visto allora è la quarta partita di fila mamma mia la Lazio prende con nei primi 10 minuti al primo tiro in porta mo conta quello
anche per lui. Come conta? 3-1 conta quello. Anzi, no. Buco qua. Guarda, questa qua. È una follia da coppia centrale. Però qua sono Magnoli, applausi. Sì, qua... No, però attenzione. Ma qua sono i difensori che fanno la cazzata, però. Vedete, perché voi non seguite il calcio, non seguite la Lazio. Difensori che fanno la cazzata. Questo non è calcio, questo è uno schifo. Questo gol qua che è in zona centrale, è lo stesso che prendiamo in zona centrale dal Milan e dal dall'Udinese. Ti ho sentito eiaculare, che è? Zitto, zitto. Ah, Casdaiale. Io mi fio quello piccolo. No, però Ciccione, qui c'è sta allenatore che tenga. Guarda che cazzata fanno i due difensori. No, ma assolutamente, ma guarda. No, ma io ti dico che è no, la cazzata la fa Gila, perché qua deve uscire Romagnoli. Ma appunto, ma è una cazzata del singolo. Romagnoli e lui deve stare sì, ma è una cazzata del singolo. Deve dietro, guarda. Ma sbagliato. Sì, ma è una cazzata del singolo che c'entra l'allenatore, poraccio. No, era perché Mori, attenzione, no, l'allenatore in conferenza stampa ha detto che è colpa sua perché aveva sbagliato a stabilire le scalate sul trequartista. Tant'è vero che poi nel secondo tempo l'avrà stabilite poi. E dopo nel secondo tempo, perché nel primo tempo appena iniziata la partita sta scalata non era stata stabilita. Tant'è vero che ne fanno due di queste azioni, una segnano, l'altra. Ma come grazie Xin. Ma poteva fare di più il portiere qua. Ma quindi la seconda voce di ieri, scusami Andrea al volo, che forte Rovella. La seconda voce di ieri, non mi ricordo chi era che ha detto indecisi i due centrali, Romagnoli esce male, torna indietro, è un coglione. No, la colpa è di Gila però principalmente, perché Gila c'ha l'uomo dietro alle spalle e chi deve uscire. Quindi Romagnoli perché pure lui perché della Lazio non no, perché in sede calcio, perché Romagnoli c'ha nessuno alle spalle, Gila c'ha l'attaccante che gli passa dietro, quindi allora, esce l'altro difensore, non esce Romagnoli. No, quale errore. Come al solito poi insulta, mi spiace, guarda Romagnoli, fammi finire, va avanti, poi si ferma, va avanti, che c'entra che fa Romagnoli, l'hai capito? L'attaccante c'è la Gila. La comprensione di quello che uno dice, sta dietro Gila deve scalare. La comprensione di quello che uno dice, Baroni Gila in conferenza ha detto che Gila deve scalare, Romagnoli doveva sta fermo. Beh, è giusto. Quindi... No, scusa, è il contrario, Romagnoli doveva scalare e Gila rimane fermo, quindi ha detto che ha sbagliato lui. Perché no, si vede che evidentemente l'ha detta a tutte e due. No, ma Baroni. Quindi, se tu vuoi fa le tue guerre personali, falle da altre parti. Qui te sgamamo. Guarda. Perché ormai l'abbiamo capito, Camè, che quest'anno i tuoi obiettivi sono di Bala da una parte e Romagnoli dall'altra. Hai campato 3 anni su Mourinho. Con Mourinho c'è più. Te devi prendere un nemico. Lo sappiamo noi. Deve replicare. Deve replicare. Meglio quando prova a avere notizia da Lazio che deve replicare e non gli risponde. Deve replicare. Si è presa con lui. Io non l'ho mai chiamato Romagnoli. Lo chiamerò perché poi so che lui è per Baloso. Lui è per Baloso. Lui è per. Ennesima puntata di fila. Siamo, se non sbaglio, a 3714. Ma poi non ho capito. Scusa, che me lo chiami e si offende. No, però. No. Voglio dire, comunque, siccome loro 2 anni fa dicevano che Romagnoli era 100 volte meglio da Acerbi, Acerbi è più vecchio di me, o chiama un nazionale, Acerbi sta a raccogliere olive a Formello. Quindi mi dispiace, ma l'avete perso, voi e Romagnoli. Ma veramente, guarda, veramente tu non ti sei reso conto che la difesa... rispondi però. Ti sto rispondendo, grazie, se stai zitto ti rispondo. La difesa della Lazio, stai zitto, no, la però, 2021 e 2022 è stata la migliore della Serie A, con questa difesa qua, con al posto dei gol. E chi la guidava era Romagnoli. L'anno prima che c'era Acerbi, la difesa della Lazio non era così. Ho detto un'altra cosa. È quello la differenza, perché Acerbi è buono con la difesa a 3. Romagnoli con la difesa a 4. Sì, ma ha detto un'altra cosa. Abbastanza semplice. No, ho detto un'altra cosa. È una cosa proprio elementare, basilare. Sì, però quando dicevamo quella cosa, sì, ma ha detto un'altra cosa. Romagnoli arrivava secondo in campionato, Acerbi arrivava quarto. Arrivava quarto. Certo, tutto questo qua. Luca, ma Bergomi si sta impasticcando in diretta. Schifo, Luca, come ha giocato la nazionale la difesa nell'ultima partita? A 3 a 4. No, guarda, ne sono vabbè, lo dico io a 3. Mi pare che Romagnoli nada convocazione. Nada. Mi dispiace. Capito? Ma perché ti prendi tutti questi tunnel, Fio Mio? Ma mi sembra che manco Acerbi hanno convocato, cioè quello che deve no, c'era. Manco ha giocato, cioè quello dove c'era? Guarda che è stato convocato, lo studia. Sì. Ha giocato? No.
Ma non era stato convocato. Però è stato finiamo convocato. Gli highlights. Ma che c'è? Avete paura a staccare Romagnoli? Ma perché no, no, Camese, te che hai rotto il cazzo con le due battaglie inutili. Vabbè. Ma Camele, faccio una domanda. Fammi fare una domanda a Camele. Camele, ma se Dia dovesse fare più gol di Dobbic, come la prenderesti? Ma guarda, Dia, l'abbiamo raccontato qua, che adesso lo possiamo dire, Morgan De Santis mi ha sempre detto in privato che era tre volte... No, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. C'era qualcun altro. Ha detto oh! Ha detto Cristiano Ronaldo che era forte Dia, eh? Ma non mi incazzereste? Sto parere t'ha dato. Vuoi la querela? Ale, non ti incazzi, succede una cosa così. Grazie, Luca. Ma guardate che l'acquisto di Dia è stato criticato nell'ottica in cui non è stato preso un centrocampista. No, la Lazio, dicevi che era inutile. No, 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 sei bugiardo, ciccione sciacquone, ciccione sciacquone, ciccione sciacquone. Grazie Romarco. La rosa della Lazio è altamente incompleta perché adesso ciccione sciacquone. Sì, ma per Castrovilli non abbiamo un altro punto perché ha lo stesso schema, perché deve mettere Castrovilli che non puoi perdere mai, amico mio. Ricorda che non ha vinto Lino. Bravo, non puoi perdere mai. Ma poi, ma guardate, io bugiardo. Con questa faccia da bugiardo, era tutta una squadra che sono un bugiardo. Le sensazioni di essere una squadra a me di Ciccione come va in difficoltà quando lo sgamio. Ma no, tu hai detto che Dia ti piaceva. No, io ti ho detto che volevo un giocatore con un trequartista io ti dissi guarda che Dia non è male, certo, ma aspettavo de meglio. Non hai capito. Allora, come quando hai preso Dia e non ti hanno preso il trequartista? Ma su questo sono d'accordo io. Ma è di altri quartista. È di altri quartista. È di altri quartista. Si fa male Castellano. No, che cazzo è devi Dia. Fare? Devi spostare adesso... Dia prima punta. Bravo. E non c'è il trequartista. Che cazzo bravo. Ci fa? Ma questo è il problema. Però aspetta, tu dissi che Dia no. Insomma non ti piaceva. Dai, quello possiamo dire. Che ci fa due partite tu che c'è? Lascia perdere. Io su questo sono d'accordo. Ma io c'avevo Immobile, non è che c'avevo un fesso. Ma segniamo più. Ma che Immobile? Mi sembra che Immobile si muove pure bene. Allora scusate un attimo. Tanto Immobile, ho Castellanos e mi prendo un trequartista forte. Sarò più forte di adesso? Se no, io prendevo Cerchi al posto di Dia, sarò più forte. Con Immobile, Castellanos e Cerchi, sarò più forte. Succede un attimo, ma la chat che mi scrive, scusa, fuori Camelio. Scusate, ma la chat che mi dice tu dissi, mi mandate i pagelli di italiano? No, ma si può dire. Mandatemi i pagelli di italiano. Vabbè, fai mo. No, voglio vedere i pagelli di italiano di questi professori. Mandatemi, dai. Vai. Ma lei è per maloso, peggio di Romagnolo. Sì, lo sai perché? Bravo, lo sai perché? Luca. Perché abbiamo fatto solo 62 sub, Goen. E sono le 16:50. Oggi chiudo 17:30. Ma ti spiego perché. Sai perché, Faina? Mi sono dimenticato di mettere la storia. Guarda come arrivano i sub. Vabbè, ma lei è un inetto. Arrivo. Lei è un inetto. Vedrai che con la Starico in calo allora, comunque tuo, No, Finiamo comunque voglio lights. Dire una cosa, ma a prescindere dalla presa in giro a Ciccione. Ma che ha fatto il 2-1? Ieri è stato 2-1 ha fatto prima, oh. Ha fatto Castellanos, non ti ricordo. Pensavo quello del Verona. Sì, Castellanos. Okay. No, voglio dire una cosa sulla partita di ieri. A me la Lazio non è dispiaciuta per niente, devo essere onesto. Secondo me ha fatto una bella partita, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo si è un po' accorta che insomma forse stava spingendo troppo e che rischiava troppo. L'unica cosa che posso dire di esserci un po' rimasto male, a parte il gol sempre preso i primi 7-8 minuti, è il fatto che non la chiudi, perché comunque non è rischiato nulla, perché il Verona comunque è stato inconcludente. Però secondo me il fatto che a questa squadra manca la chiusura delle partite,
perché sei 2-1, non puoi portare quel risultato contro una buona squadra fino al 95esimo. Perché poi è una situazione sporca, un calcio d'angolo, una punizione, capace che tu ieri pareggi e non me li davi di pareggiare. Però perché? Perché hanno sfruttato. No, sì, ci ha provato con Torre, però devi chiuderle queste partite. È vero, però c'è cioè, una sta crescendo, c'è una in crescita. Torre non è obbligatorio. Allora, dire allora partiamo da fa la storia così che lo cioè, devi dire la cosa da dove la storia così che lo spettatori, coglione. Oh, ma c'ha una qualità. Onestamente, dopo il primo tempo che ha fatto col Milan, ragazzi, Cianà sì, non può giocare esterno con Cotia in campo perché lui occupa quello spazio. Lui può giocare come diciamo interno, come una sorta di trequartista spostato sulla destra che deve avere due lati perché gioco associativo 0 sotto 0 perché non sa scambiare con i compagni. Lui c'ha solo stazione che sta centra e tira a porta per il momento. Dimmi, però non può fare l'ala, non può fare l'ala proprio su 4-4-2 come gioca la Lazio, non può fare l'ala. È urgente. Di che vuoi? Allora, è urgente per ora. Luca, ascoltami, non dico è un collega di Augusto perché credo che Augusto sia giornalista. Leggo una pagella di un calciatore, fatemela finire. Voto 5. Da un suo fallo è nata l'azione del pareggio. Dal buco del gol del Verona al 50% delle colpe. E io vi ringrazio, è un tuo collega. Che facciamo? E che c'entra? Ma scusa che a me, ma fino a ieri insultavi i giornalisti, mo se lo vuoi prendi come spunto. No, io dico, ho letto la pagella. Ma fino a ieri insultavi i giornalisti. Guarda che rimani a quello che ho letto. Allora, ma a me non interessa. Leggi la pagella di Gira, a me non me ne frega un cazzo delle pagelle che fanno perché per me sono tutte sballate e manca i partiti. Guardano per me, uguale. Anche lui, scusa, pesante. Gira fa peggio perché Gira ci rischia di mettere. Anche lui ha messo 5. C'è scritto, allora, no. Se tu metti 5 alla Romagnoli, a Gira, ma ascolta, scusami, ma perché Gira gioca peggio di Romagnoli? No, io non sto ascolta, però ascolta, Gira gioca peggio. Non aspetta. Ha fatto anche il secondo tempo fa liscio che è un altro posino. Augusto, scusami, ha fatto anche il fallo del dove ma che del gol. Il fallo di che c'entra il fallo che ha fatto? Che ha fatto il fallo mica io scritto... ma mica è andato la punizione che stava che hanno tirato in porta, no, ha fatto però, il centrocampo, che cazzo quindi non stavo... sì, ma gli ha messo 5, quindi non è... io non ce l'ho con Giglio Romagnoli, anche lui c'era con Romagnoli. Non ti dico chi è. No, ma vedi, perché tu dici che il gol è colpa di Romagnoli. Ma l'ha scritto pure lui! Ma ha scritto una cazzata! Il gol, la maggior parte della colpa... Ma anche il commentatore di ieri, di Dazzoni. Sì, capiscono un cazzo! Tutti, pure tu! Tu sei l'emblema di uno che capisce un cazzo. Però non è bello, ma è sempre sul personale, poi, dai. Andiamo sul personale che mi soffende Camelio. Se guardi l'azione lo capisci. Quindi stai dicendo che la seconda voce di Dazzon e questo giornalista che adesso gli dico quello che hai detto è un coglione. Diglielo che me frega. Io te stavo aspettando al varco, adesso gli mando questo. Che me frega, mi mandate la clip. Te la mando io, Camel. Sì, ti arriva. No, scusami, lui ha detto che è un coglione. Mi mandi la clip, per favore. Sì, la mando. Ma non ci penso io. Che stavo aspettando il Marco. Sistemato per le feste, godo. Torre, io non farei tanto lo spiritoso che fra due minuti ti salutiamo perché qui vedo sabbia verso te. Te posso dire una cosa, io sono l'unico della tribuna stampa che non c'ho padroni, quindi ridi, Torre, fra un quarto d'ora fa la fine del Titanic, caridi. Allora, Alex Nod. Non è piccolo Alex Nod. Alex Nod. Non arriva dalla storia. Alex Nod. Alex Nod. Non faccio in tempo, adesso arriva Dario Milanista, storia rossonera. Fra un quarto d'ora fa la fine del Titanic. Ma oggi non gioca l'Inter, domani arriva le sub dell'Inter. Comunque, a prescindere da tutto, se mi togli Camelio prima quadra a Enerix, perché? Visto che non sta su Twitter. No, un attimo, stavo controllando una roba. Cosa? Le quote del Young Boys. Grazie mille, cosa? C'è un tennista in Guadalajara. Ma perché a me mi rimproveri sempre? Questi non dice mai niente. Luca non ha messo la storia. Ma perché te sei una testa di cazzo a prescindere? Ma lo sbirro, Camelio. Ma Camelio fa il carabiniere. Io? Che spira. Allora, parliamo di Bergomi che è assente totalmente oggi, dai. Ma perché Bergomi è assente? Telefono è una vergogna, dai. No, cazzo Fabio, fuori, così no. Caccialo via, dai.
caccialo via. Stipendio decurtato, stipendio decurtato. No, no, ma basta. Ma che male, fa pagare per allora, telefono, beh. Ene, prima di andare sulla Luca, Champions, se facciamo il volo al Napoli, che è tanto, è 17:30, chiudiamo oggi. Prego. Ma che chiudiamo, che si arrivano, falla finita. Madonna, quanto sarebbe prego bello per una volta chiudere alle 17:30? Chiudere alle 17:30. Beh, coglione, adesso serve, non le fanno per quello che hai detto, sei un coglione. Alle 17:30 ce ne andiamo a fanculo. Mi faccio un'oretta di sonno. Io mi vado a mangiare quello che mi devo mangiare. Alle 18:20 attacco live, mi guarda la Juve, guardo quello. Perfetto. Sì, perfetto. Stipendio decurtato, perfetto. Ma tanto, voglio dire, la fattura ancora me la devi fare. Lo sai quando la pago? Comunque Lukaku, ragazzi, è rinato, eh. Ma altro basta, che De Rossi, ha fatto pena, altro Lukaku, che De Rossi, ragazzi. Come ha fatto pena? Tre assist in gol. Ha fatto pena. Ma scusate, ma dai Ale, ma quando sei via tu responsabilità? Ha fatto pena. A quattro giornate sta meno quattro da Lazio che si è comprata. No, però frate, devi guardare le partite, perché la partita sì, ma che devo guardare? E Ale c'ha ragione. Lukaku ha fatto delle cazzate. No, no, ma fammi parlare un attimo con dai Ale. Lukaku è rinvigorito, sembra quello dell'Inter. No, ma a quattro giornate da inizio ha speso 120, lo dico, una pizzetta e due fritti ha comprato, sta quattro punti sopra la Roma. No, è grave, ma senti, oh, che discorsi, mamma mia. Guarda, barra, oh, barra, Camelio. Non vedeva l'ora di sta cazzata. Ma che senti che discorsi? Ma è fattuale, ste. Non vedevi vince, perde, quattro giornate. E vabbè. Sai come stai sopra te, vincendo con Venezia e Verona a casa. Ma fa qualcuno. Ma hai giocato con Empoli a casa. Ma che fa, come via il fenomeno. Come fa, via il fenomeno, ha segnato lo status quo. E mo, gli discute che se abbiamo vinto con Venezia. No, ha segnato con Milan, via. Gli scusa, beh, con Milan ci hanno segnato tutti. Ma non ne permette, è impedito. Aspetta, Faina. Mamma mia, mi tiro una sega, mi tiro una pippa in live. Sei pronto, Faina? No, beh, però non facciamo gesti in cuffia. No, io tiro fuori il pisello, un attimo. No, per favore. Aspetta, mo ti faccio sentire. Come cazzo si chiama sto stronzo? Mamma mia, chat, bullizzato. Dove sta? Eccolo. Oh, che ha detto 5 minuti fa? Tavares era l'unico che volevo, eh? Sentite. Quando hai preso un terzino che non gioca da febbraio? Quando hai preso uno che ha retrocesso con la Salernitana? Quando ne hai preso uno che era fuori rosa dalla Salernitana retrocessa? Ma che siamo? Cioè, siamo impazziti su questa sua. Questa è la follia. Quando qua io dicevo non lo voglio, c'è una. Non voglio Nosling, non voglio Dia. Tutti i coglioni qua in chat. Però Tavares non l'ha detto. No, no, però ha detto un terzino che gioca da febbraio. L'Italia è piccola. Vabbè, l'Italia è piccola. L'Italia è piccola. L'Italia è piccola. Quando guardi la pagliuzza nell'occhio degli altri, guardi la trave nella sua. Faccio da qua. Sono un bugiardo. Tavares, ragazza, capito, sono un bugiardo. Per come parlo, per come per bugiardo, favore, per favore. Di vita anche Monte Carlo, capito quello che dico. Siccome qua la Lazio viene trattata poco, io qua non riesco a esprimere. Ma Tavares è l'unico buono che hanno preso. No, no, ma in quella clip tu dici non lo voglio di A. No, non dici non lo voglio perché non le volevo partire. Toppa Augusto Sciacquone. Augusto Sciacquone, vabbè, scusa, scusa, però aspetta, fermi un attimo. Però lui, Agu, prima tu ti ha detto una cosa. No, hai detto non voglio di A. Esatto, perché poi io volevo un giocatore più. Che figura di merda. Hai detto un giocatore fuori rosa di una squadra retrocessa. Con chi cazzo giochiamo? Adesso faccio il giochetto che fa lui. Adesso faccio il giochetto che fa lui. È un buon giocatore, però. No, aspetta, Faina. È un buon giocatore. Aspetta, Faina, adesso li parlo sopra e faccio il giochetto che fa lui. Perché lui non ha detto non voglio di A perché me ne serve un altro. No, lui ha detto non voglio una squadra. No, non mi parli sopra. Lui non mi parla sopra, non me ne frega un cazzo.
non mi parla sopra, non mi parla sopra, non me ne frega un cazzo. Lui ha detto non voglio una squadra. Lui non ha detto non voglio. E io gli parlo sopra fino a che non smette di parlare. Fino a che non smette di parlare, io continuo a parlare. Così gli faccio il giochetto che fa lui. Chi è che c'ha la canzone, porco Diaz? Esatto. Ma chi è? È quel cretino dei Camelio, caccialo. Ma vaffanculo, dicevo, tu non hai detto io non voglio un giocatore perché ho bisogno di altro. No, tu hai detto un giocatore fuori rosa. L'hai tagliato tutto quanto. A merda, fallo vedere tutto. Bastardo, ladro. Sei tu madre furioso. Siete tre ladri. E sei incapace. Il microfono dove mette davanti alla bocca. Perché fazzoni peggiori. Mettitelo dietro al culo che sono meglio. A testa di cazzo, fallo vedere tutto. Che figura di merda! Che figura di merda! Per me, purtroppo, che figura di merda! Ragione, ma vedrete che la rosa della Lazio sarà una rosa incompleta. Ma su questo siamo d'accordo. Ma su questo siamo d'accordo. Però aspetta, Agu, io sono d'accordo con te. Però il giudizio su Dia l'hai toppato, fratello. Che figura di merda! Sono d'accordo io con te. Su Dia l'hai toppato. Ma se tu mi tieni immobile e mi prendi il trequartista forte, ma sarò meglio di come sto adesso. Ma sono d'accordo. Io gioco con Dia a Castrovilli. In coppa avrei giocato con Cerchia immobile. Stavo meglio. Ma il giudizio su Dia l'hai sbagliato. Non te parlo del calcio sbagliato perché ha fatto due gol con Verona e con Milan. Che figura di merda, ragazzi. Ma per gli obiettivi che c'ha la Lazio, che io penso che possa avere la Lazio, Dia te porta in Champions. Ma non penso che Lodito abbia costruito una rosa da Champions. E io questo per cazzo, perché io quello puntavo. Allora voi, perché voi volete la Lazio che sta là al settimo, ottavo posto, allora allora se Dia è forte ci porta al Champions come ha fatto Immobile. Sta facendo i voli pindarici. È come se io adesso vengo qua e dico no, Morata non è ad attaccante per vincere la Champions, ma non è l'obiettivo, la squadra non è costruita. Stai spiegando, Ciccione. Hai preso una toppa, Sciacquo. Devi star zitto. Stai a fare un volo pindarico che non ha senso. Hai preso una toppa, devi far pippa. Perché io prego Dio devi che fa pippa. Chi ha 30 gol, io lo prego Dio. C'entra un cazzo con quello che stai dicendo. Non c'entra un cazzo con quello che stai dicendo, Ciccione. Ma vedrete che questa situazione qua di Dia, ma soprattutto della Lazio, quella che ti ho descritto io, una squadra non con una rosa. Non c'entra nulla con quello che hai detto. E voi vedrete il gol. E allora che volete da me? Non c'entra nulla con quello che hai detto. Ma Dia è buono perché? Per arrivare a settimo. Ma io voglio arrivare a settimo. Allora, ma che mi frega che l'ho pagato io? Chi ha pagato? Se devi farlo che l'ho pagato io. Ma che ha pagato 15 milioni d'euro? L'ho pagato io. No, Dia. E perché l'ho pagato io? Ha preso un prestito con diritto. Hai preso uno che gioca da 6 mesi. Hai preso uno che gioca da 6 mesi. No, ma io Tavares lo volevo, è uno di quelli che volevo e di quelli che speravo. Ho preso uno che gioca da 6 mesi. Che toppa. Che toppa. È che tu non ti ricordi quello che dici. Il problema è che tu non ti ricordi quello che dici, Ciccio. Ma quando tu fai, se tu ti ricordassi quello che dici, magari ogni tanto lo continueresti a dire. Purtroppo non ti ricordi quello che dici. Un bel diario comincio a segnare. Non ti ricordi quello che dici, Ciccio? Ma ricordavo bene. Ma guarda, non c'è problema. Ma ti ricordi quello che dici, Ciccio? Baroni, vogliamo parlare di Baroni? Ti ricordi quello che dici, Ciccio? Che volete dire di Baroni? Spiegatemi, dimmi. Che è un ottimo allenatore. Che volete dire di Baroni? Che è un ottimo allenatore. Un curriculum mediocre per quelle che sono le ambizioni della Lazio. Me volete smentire? E che cazzo c'è? Il curriculum di Baroni è come quello della Lazio, le ambizioni della Lazio. Ditemi se siete capaci. Però tu sei troppo ambizioso, perché l'ambizione della Lazio non è. No, io sono partito che l'anno scorso, due anni fa ero secondo. No. Allora ero secondo e gli obiettivi erano rientrare in Champions. Ma arrivo quest'anno e l'obiettivo è migliorare al settimo posto. Devo criticare o no la società?
costa sì, marzo mercato l'acquisto perché gli acquisti ma che hanno fatto sono, ma che è ma da io critico posto. Un acquisto e l'altro dico io critico tutto quello che ha fatto la società nel calcio mercato che è penoso. Per me devi criticare che manca qualcosa, puoi criticare Castroini, manca qualcosa, ma Diano non puoi criticare che è un buon acquisto, ma manca qualcosa, ma Diano dovrebbe essere capitano della Lazio. Comunque andiamo su Cagliari Napoli. Ma quello è il bello, che cazzo vuoi? Ragazzi. Cioè il ragionamento vostro è che io non posso pretendere niente perché sto della Lazio, che cazzo Ciccione, la prossima volta quando vi dico Armina, ma che cazzo fa? Fabio fa sempre ragione, ragazzi. Con che cazzo vuoi va bene tutto, no? Guarda che cazzo te cor Napoli. Guarda che bucio de culo Conte. Guarda che bucio de culo. Guardate il culo de Conte, guardate che qua. Ah! Ah! No, ma guarda che Ciccione che comunque diceva a noi che non siamo più il Milan di Berlusconi, faceva la stessa cosa. Esatto. Ma io lo scorso ce l'era, tu sei da 30 anni che non sei più il Milan di Berlusconi, mo te ne stai rendendo conto. Ah, perché te per un anno che hai fatto la seconda posta. No, non è un anno, perché io sono stato sempre qua quinto, sesto. Guarda, due parate clamorose di Merette. Portami in live da te perché qua sono dei romani di merda. No. Guarda, due parate clamorose. Tu hai rotto il cazzo, lo dico subito. Che cazzo vuoi? Che a me stiamo a parlare di Napoli. Hai rotto il cazzo, c'è il Milan, ce l'aiuta. Hai rotto il cazzo, io ti dico che hai rotto il cazzo, Fabio. Hai rotto il cazzo. Stai composto e stai al posto tuo. Capito? Stai composto e stai al posto tuo. Perché romani di merda ci chiami milanesi come te a stronzo. No, che cazzo vuoi? Ma chi te sei in culo a stronzo? Un'ora! Rispetto ai romani. Usciamo da questo sacco, per favore. Anche che Bergamo non è milanese. Asso non deve dire fake news milanese Bergamo. Comunque che c'è Camè? Stiamo a parlare del Napoli, dimmi. Aspetta, ti voglio chiedere scusa. Intanto, no, io chiedo scusa al nonno. Chiedo scusa, saltare la corrente. Stavo saltando il canale mentre non c'è. Esatto. Dopo il cul c'è il cul di Antonio Conte, perché il Napoli Conte deve stare ultimo, perché tra Parma e Cagliari Massimo doveva fare un punto. Questa è la verità. No, non è vero. E dai. Andrea, l'ultima cosa, ti chiedo scusa da parte di Augusto Ciccione per tuo nonno, che io conosco, e lui gli ha mancato di rispetto, mi dispiace. Perché che è successo? Grazie, Camilla. Che è successo? Di quando quando una persona viene uccisa con la sua stessa arma, impazzisce. Io voglio dire una cosa. Camelio, mi spieghi qual è la verità? Deve averci un punto, una squadra che ha vinto 4-0. Era per non esagerare, non esagero, lo so quello che posso dire, quello che posso dire. Perché ha rotto il cazzo. La prossima volta che lo dice, o querelo. Buon culo proprio. Romani di merda non è querelabile. Molto semplicemente, Bergo mi ha detto, siccome si parlava solo di Lazio e di Roma, ha detto basta, sta trasmissione è piena di romani di merda, ok? E che cosa ha detto? Oh, romani de merda, ma Bergomi, ma basta, no, già ieri voglio dire abbiamo rimaniamo sul calcio. Vabbè, però è oggettivo che in questa trasmissione ci sia la feccia della romanità, cioè questo è un dato di fatto. Beh, compreso te, però compreso io non è questa trasmissione compreso te. Dei romani di merda me includo io. Chiaro, también ma noi non in generale. No, lui ha detto in questa trasmissione è pieno di romani di merda, ma noi facciamo schifo. Ma tu sei proprio l'ultimo. Chiaro, poi però non ha detto romani di merda, non ha detto romani di merda, ha detto in questa trasmissione è pieno di romani di merda. Ridimensioniamo, andiamo avanti. Aspetta, Enric, spingiamo avanti un secondo. Ma ragazzi, aspetta, sono crashati i server di Twitch. Non sono crashati i server di Twitch. Sì, sì, sì. No, non hai capito. A me mi è saltato tutto, frate. Ma che lei ha una connessione tua? Che cazzo c'entra? A me è saltata proprio la corrente, ma poi non mi entrava più. Ma no, neanche a me. Ma non sto scherzando. Ma stai in live, stai. Ma siamo in live. Sì, ma non vedo più niente io. Ma la gente scrive in chat. Ma la gente scrive in chat, Torre.
Ma allora vabbè, sono Torre, ma sta a Milano, ma che vuoi pretendere? C'ha la nebbia sopra quel telefono. Mamma mia, che mamma, che battuta, che battutona questa, la nebbia di Milano. Guarda, battuta ricercate queste, mamma mia. Dai, il napoletano mangia solo la pizza, diciamo un altro. Sicilia, sì, c'è arancina, non arancina, vaffanculo. A parte che non ci sono rappresentanti del Sud Italia. Comunque, dove sta Camelio? Se n'è andato? Se n'è andato, ma avete fatto arrabbiare. Vabbè, ragazzi, dire che il Napoli ha fatto i punti a culo è veramente... Io dico solo, allora, vuol dire non guardare, vengo insultato io, vengo messo nell'acqua, ho preso due occhi che ho fatto degli esercizi, mi fa male, sto qua e una cosa, ma via l'insupposta Yogi, non pure la merenda, non esiste Ione, fai niente, piada di divina. No, però Fabio, fammi dire una cosa sola. Io Fabio te lo dico, però fa so 2, 3, 4, 5, 6 volte. Io non mi sono mai permesso di dire milanesi di merda. Ma non è di Milano, Bergomi. Perché ci stanno in chat i romani. Se tu mi dici tagliale è una cosa fra me e te. Ma ha detto in questa trasmissione, Ale. Ma ha detto in questa trasmissione, Ale. A te. No, i milanesi. Non sto mai detto milanese di merda. Non ho mai detto milanesi. Ma ha detto in questa trasmissione. Ragazzi, sono riuscito. Sì, però. Ragazzi. Aspetta un attimo, Pure questo è come intercarico. Ho capito, adesso, per favore. Sì, ma adesso, no, però, sì, no, però aspetta. Hai capito perché Ma aspetta, Fabio in passato l'ha detto, ok, ha esagerato, ma adesso ha detto in questa trasmissione è pieno di romani di merda, non ha detto i romani sono una merda. Ha detto in questa trasmissione. Andiamo avanti però, ragazzi, su. Mi sembra mancano 17 minuti, io ho fatto 72 sub. Guarda, mi sembra normale? Siamo finiti. Finita contro calcio. Così sei ladro tu. Comunque dicevo, il io discorso ho la bandiera, vado a vederla la Roma. Sto parlando e sto provocando una reazione in questo canale dove vengo trattato di merda, però questo non lo diciamo, asso. Comunque nessuno ci vede, saltato Twitch, ragazzi. Io non te tratto, ragazzi, io fermi, è saltato tutto, nessuno si vede. Fermi. Ma non è vero. Sì, bro, pure su Telegram stanno ma a me in chat scrivono, io vedo, ma 200... Ma che, frate, scrivono una ogni ci mezz'ora. Siamo, che non è vedi? Vero, lo vedo, ma... Oh, ma frate, tu non vedi la chat mia? Oh, bro, non me si apre manca a me. La chat. Cazzo sei di... Boh, a me non me si apre manca a me, te dica la verità. Boh, vabbè, andiamo avanti. Comunque, dicevo, per rispondere a Camelio, è vero che oggettivamente col Parma il Napoli non meritava la vittoria, perché col Parma non meritava la vittoria, vince per un episodio. Vabbè, ma se possono vincere partite sporche... Aspetta, fammi finire. Contro il Cagliari non è vero lo 0-4, perché non è mai una partita 0-4, però il Napoli merita la vittoria, dai. 0-4, raga. Non è una partita 0-4, però, Ciccio. Ah, è giusto così, non è 0-4, ma meritata, perché poi... No, non è da 0-4, ma dire che il Napoli non merita, non ha meritato la vittoria, ragazzi, è una cazzata. Vuol dire che non avete visto la partita. A me fa ridere pure quelli che dicono Meretta ha parato, però quando Meretta faceva le papole il Napoli non meritava di perdere, non è che dicevamo, ma qua il Napoli ha giocato meglio, ma Meretta è una pippa. Una volta che para, è giusto che il portiere è bravo, fa parte della squadra e quelli hanno vinto 4-0, non si può discutere, su, però non è 4-0. Ma Cagliari ha giocato, ma visto il primo gol del Napoli? Lo so, ma guarda, altra occasione. Nelle sue ultime esperienze, però ragazzi, 4-0 in trasferta non si può discutere, su, e dai. No, ma poi nelle sue ultime esperienze Conte non ha mai fatto del dominio il suo diktat, cioè vince le partite, mica troppo. All'Inter dominava. No, alla Juve dominava, la no, Juve di Conte era pure all'Inter, pure all'Inter. La Juve di Conte era dominante nelle partite. Luca, non ti ricordi l'Inter? Sì, vinceva. Ma l'ha presa Meretta, No, andiamo a vedere queste però. Ma che cosa? Questo è un 4-0, Ma non è un 4-0. Questo è un 4-0, Ma questo è un 4-0, Ma non è un 4-0. Questo è un 4-0, Ma non vuol dire niente. Ma questo è un 4-0. Allora, le partite non le guardiamo, guardiamo solo le statistiche. Tu guardi gol. Tu guardi gol. 19 tiri a 13, 5 tiri a 5 in porta. Ok, 19 tiri il Cagliari, 13 il Napoli. Possesso palla 52. Ma scusa, Cagliari, Ale, perdona, l'hai vista la partita? Napoli.
Ma l'hai vista la partita? Calcio d'angoli, 7 il Cagliari, 4 il Napoli. Ma secondo me se parli così da intenditore... 4 a dire 4 gol, Secondo me, io ti considero un grande intenditore di calcio. Tu non hai vista la partita? Ma io ho vista la partita. No, tu non hai vista la partita. No, tu non hai vista la partita. Perché se no, Lukaku ha fatto la partita top. Sì. Perché fa te assiste pure Conte che ha fatto bene. Ma che dice? Che dice? Io lo capisco che te brucia, che Lukaku c'avevi te. Però non è manco colpa nostra. La cazzata incredibile per i prossimi anni. No, ma come per i prossimi anni? Ma guarda, c'hanno 4 anni di differenza. Investimento secondo me... Perché no, oggi è meglio per Dobby che Lukaku. Ma lei mica c'ha 21 anni Dobby, eh? Dobby che c'ha 27. Per le cifre che il Napoli ha speso per Lukaku, oggi è meglio 30 milioni ha speso. Dici poco, 30 ingaggio. 30 milioni è mica poco con l'età che c'hai. E per Dobbic? Vabbè, ma ragazzi, ma c'è stato. Vabbè, comunque ha massacrato il Napoli Arcaia. Dai, tu hai visto solo questa partita, che è il massacro del Napoli Arcaia. No, io l'ho vista. E posso confermarti, tutto. Ale, che non c'è un massacro del Napoli. Però il Napoli non c'è un massacro del Napoli. Ha legittimato la vittoria. Cioè, secondo me è una partita da 0-1-1-2. Ok, di certo non da 0-4. Ma arrivate i go. E il primo. Ma come volete chiedere scusa per Buongiorno? Quando dicevo che era un top difensore, il top del suo tu lo dicevi, non diceva nessuno. Non diceva nessuno. Questa gran gol, ma partita a fanculo, Ale, perché tutti lo dicevano. Gennaio dell'anno scorso, quando non voleva il Milan, dai Ale, mi massacrava. No, aspetta. Ciccione diceva che era una pippa. Ciccione diceva che era una pippa. Buongiorno, diceva un po' gioca a pallone. Non è vero, Ciccione. Dopo Italia, Cohen. Spalletti se ne sarà svegliato. Cohen, dopo l'amichevole, aspetta, Cohen. La partita col Cagliari. Cohen. Cohen, ascoltami, Cohen, dopo l'amichevole con l'Italia, in cui gioca a 4, ti ricordi Ciccione su Buongiorno, sì? Non può giocare a pallone, è una pippa, è una pippa, non può giocare a pallone. Se c'è il Christ, una che vale tutti quei soldi, non può giocare a 4. Ma fagli fare esperienza, la partita. Scusami un attimo, 40 milioni di tua esperienza. No, scusa, 40 milioni deve essere pronto. Tu mi dici, non è un top perché ha fatto la partita a Cagliari, poi però sbaglia una partita in nazionale. No, per me è un giocatore che può giocare solo a 3, a zona non sa giocare. Per me se lo mette a 4, 2, 3 partite allora non è leader, non è un leader della difesa, e per me 40 milioni troppi. Per me è buono sull'uomo, quindi cioè, Bastoni è una pippa. Se tu gli dai 40 milioni, no, ma aspetta, ma quindi io per dimostrarti la mia coerenza ancora oggi ti dico che Buongiorno è più forte di tutta la difesa del Milan. No, ma quindi Bastoni, aspetta, quindi Bastoni, ma quindi Bastoni è una pippa. Scusate, no, perché Bastoni non può giocare a 4, quindi è una pippa. Ma non è vero. L'Inter gioca a 3. No, Bastoni non può giocare a 4. Ma l'Inter gioca a 3. Appunto, sono d'accordo con te, Torre. Tra Buongiorno e Bastoni è più forte Bastoni per il semplice motivo che Bastoni marca come Buongiorno, però imposta meglio del Buongiorno. Allora. Ed è più veloce nei recuperi. Ma 4 non Buongiorno può giocare. È uno bravo sull'uomo, ma se tu gli dai una zona da coprire, non è un fenomeno. Aspetta, non è un fenomeno, cioè per me il 40 devo tirare l'attenzione. Mamma mia, sei sempre male. Magnate una carbonara. Ma Fabio, tu sei uno come me. Non è vero, sto sempre male. No, ma tu sei uno come me che non è mai stato bene un giorno della sua vita. Io non sono mai stato bene un giorno in vita mia. Tutti i giorni io sto male. Però ci sono dei giorni in cui riesco a vivere, dei giorni come oggi, dove ieri ho fatto le alzate laterali. Io so che non devo fare, perché ti spiego, quando tu ti hai tira qua le mani, devi sempre. Ogni esercizio guardi le mani, quando le mani non le vedi, io ieri ho tirato indietro, non vedevo le mani, mi ha preso qua e mi pulsa la testa, poi vengo qui, provo a dire una roba, dicono che culo Conte, figa, ha perso una finale perché Lukaku ha preso la palla sulla caviglia, cioè Conte è tutto tranne che fortunato, mi insultano, è questo, il lago di Como, non sei milanese, tutto la detto, non sei milanese, Fabio. E poi dico una roba per attirare l'attenzione, scherzosa, riferendomi alle persone qui, si sa che si scherza, li ho subiti tutti i colori, permalosi come la merda, mamma mia. Io qui sto con te, Fabio, sto con te. Ho subito l'insubibile qua, dai. Cioè, siamo dei petti, siamo delle cose gassose che fra un po' la vita tirerà lo sciacquone del cesto, non ci saremo più,
e uno si offende perché, però quando mi massacrano, no, capito, la maleducazione va bene, poi uno attira l'attenzione dicendo una cosa un po' forte, allora oddio, no, ma ti dico Fabio, se tu avessi detto romani di merda in senso generale avrei ma capito, ma io sono romano dentro, no, sono però se avessi, se avessi detto quello l'avrei capito, detto qua in questa trasmissione di merda ho detto è la città più bella del mondo, con i romani vado stra d'accordo, qui ci sono dei romani di merda che mi fanno della violenza, ma violenza vera. Ma non, questa però è, un, è una cosa che non è vera. Sì, perché è vero, sono, perché dai, io sono gran cazzato, io non ti ho mai, io ti ho sempre portato rispetto, ti ho mai attaccato, no, almeno sì, mi io faccio parlare sempre te Ale, io ti, io non ho mai, ti ho sempre detto, ho sempre portato rispetto, eh. Io non riesco, sempre preso per il culo, poi ho preso... No, io non ti ho mai preso per culo, però a me mo devi dire, io sono onesto, ti ho mai preso per culo. No, diciamo... Scusate ragazzi, perdonatemi, c'è Fra Lazio che scrive se cacciate Bergo mi dono 25. Vai, vai, vado, vado. No, povero, no, però così mi fa tristezza, Fra Lazio, no, così mi fa tristezza però. Vabbè ragazzi, dai, ridimensioniamo, abbiamo capito il suo che accettare di uscire noi. Così mi ha fatto non, non intendeva la nostra bellissima città, dai. No, ma, no, ma io devo capire una cosa, no, ma anche perché avanzate laterale qua dietro e gli fa male la testa, ma sì, come è collegato? Perché è la cervicale, è la cervicale, cretino, ma non capisce un cazzo, Luca. Sono ignorante di merda. Io parlo con tutti di Salerno, vabbè. No, questo è razzista, allora adesso Salerno non c'è più il genere. Ma secondo voi, ma questo è Sintol, questo è Sintol, lo spiegale. Quello è un braccio. Oh, questo devi che lavorare sodo se vuoi braccia. Oh, ma sai che io c'ho la stessa ma circonferenza. Io ho che neanche faccio palestra. Ale, c'ho la stessa circonferenza, un'altra parte. Ma che c'ha? Oh, oh, ma stai con il brughetto, ma stai col brughetto mela, Cohen, ma che cazzo stai a dire? Scusa Alessio, il gruppo sanguigno è zero. Bravissimo. Oh, io te fai le pippe con l'indice e col pollice, ma che cazzo stai a dire? Asso, ma che famo? Gli crediamo a gli crediamo a Cohen? Ma che gli crediamo a Cohen? No, aspetta, ti faccio vedere. No, per favore, per favore, per favore, per favore. Fuori, fuori. Allora, calma, andiamo sulla Champions, dai, veloci. Se poi fai, se metti la mano sotto, ti posso far sentire la pesantezza. Per favore, fuori dal cazzo, fuori, fuori dal cazzo, fuori. Finiamo gli highlights, finiamo gli highlights del Napoli. L'esultanza di Quara. Comunque questo è un gran gol, Ale. Sì, questo sì. La palla pure di Lukaku è bella. Bella Fra Lazio. Fra Lazio. Guarda questo attimo. Fra Lazio. Oh, 25. Oh. Due assist. Ma guarda cosa che ha fatto il portiere del Cagliari. Guarda che cazzo che ha fatto il portiere del Cagliari. Guarda come gli brillano gli occhi quando vede Conte vincere. Guardalo, guardalo. Guardalo il tifoso del Napoli, guardalo. Bastardo. E questo è il gol di ma, buongiorno. Torre, ma non gli dici niente a Bergomi, ma è una vergogna. Ti ha segnato, ma giorno? Fuori Cohen, fuori prego, Cohen. Prego, Torre, devi importi, qua se non ti fanno parlare. Ma è un bastardo, è un bastardo, ma gliel'ho detto anche ieri. Lui è felice per Conte. Lui è più felice per la vittoria di Conte che se domani vinciamo col City. Lui è un bastardo. No, però ieri no, io... È un bastardo. Asso! Ieri cosa ho detto? Ma basta, dai, basta. Cosa ho detto ieri di Napoli? Che ho di Napoli? Piuttosto che a Napoli, adesso deve vincere il Milan. Odio Napoli! Odio Napoli! Odio Napoli! Odio Napoli! Odio Napoli! Io mi dissocio al nome del canale, chiaramente. Sono due persone non in grado di intendere voi. Chiaramente io mi dissocio totalmente. Difendevano i napoletani, manco quella c'hai più. Comunque no, aspetta. Sai che è bannabile Enerix, sì. I napolisti, perché l'altro giorno da me è ripassato un ragazzo di Napoli che abita qua, che ha un tatuaggio dell'Inter. Cesso Pelato! Cesso Pelato! Cesso Pelato! C'è un cesso, c'è un cesso! Io voglio capire perché uno di Napoli è andato a Bilancoli! Cesso Pelato! No, non è... no, ovviamente ci dissociamo, non so per asso, ovviamente! A vendere le carte! Allora, calma, calma, Ene! Ene! Adesso le vendo! Ene! 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 Oh, basta, regà! Dai, su, parliamo di calcio! Calma! Parliamo di calcio, allora vai dal fuori dal cazzo! No, no, calma! Calma! Tieni per brie come i cavalli, è rotto il cazzo. Facci sbizzare. Facci divertito. Facci divertito. Vado via. Vado via. Oh. Vado via. Vado via. Vado via. Vado via. Vado via. Allora,
sul terreno contrario. Facciamo contro calcio caldo. Non romper cazzo, sta sempre a tenerci che briglia. Buoni e calma. Facciamo una mezz'ora di piedi. Buoni e grave. No, abbassi quella mano. Abbassi quella mano, Asso, per favore. Ma ricordate un po'. Io so benissimo che questo Enerix la fattura ma la paga a gennaio. Esatto, chiaro. Lo so benissimo. Avanti. Andiamo sulle probabili formazioni di Milan Liverpool. Aspetta, però ieri l'ho scritto in chat. Cosa? È che ha rotto il cazzo il Faina. Cioè, ci manda a fare l'articolo teatro trailer a fare. Devi essere estremo ma moderato, però non devi superare. Figa, che cazzo siamo? Delle maschere. Ma sbizzarimo pure sta chat, se no stanno sempre sul pezzo. E sciogliere, mandare a fare il culo tutti. Allora. Andiamo. Per favore. L'ho visto come è entrato. Non è un cazzo. Per favore, visto, andiamo sulle probabili formazioni di Milan Liverpool, per cortesia. Tu come sei entrato, Cole? Allora, in realtà non ci frega un cazzo di Milan Liverpool. Un applauso perché Douglas Luiz finalmente esordirà. E invece no, operazione schifosa all'arco. Ma con chi ce l'hai? Ma che cazzo sta di una macchina? Douglas Luiz non gioca neanche oggi il fenomeno. Operazione all'Arthur clamorosa. Non gioca mai. Cos'è? Ma è un bot, l'hanno settato. Che cazzo sta di? Ma in tutto ciò, Camelio, dove è andato? Dove sta il Camelio? Sì, gioca. Se n'è andato così. Cohen, senti che bello. Se siamo torti dal cazzo, Camelio, Farina e Ciccione. Senti che bello. Riesco a sentire pure la voce di Fabio Bergomi. Che si sente mai? Con sto silenzio, senti che bello. Allora, andiamo su Milan Liverpool. Respiratore che di solito va in apnea. Andiamo su Milan Liverpool. Torrendo dalla live si beve Coca-Cola, non capite. Ma che io non sto bevendo cosa. Ma basta, ti gonfi, sei tutto gonfio. Guarda, l'ho finita, basta, non bevo più. È finita. Pure Enerix se n'è nato. Vai Cohen, prenda la riga. Vada. Chiudiamo la live, dai, stacchiamo la live, chiudi tutto. Come la metto Milan Liverpool, Enerix? Andiamo sulle probabili formazioni di Milan Liverpool. Allora, il Milan dovrebbe scendere in campo e posso dire che in realtà Cohen ce l'ha detto ieri pomeriggio. Anzi, sì, ieri sera. Il Milan dovrebbe scendere in campo, no, con Calabria titolare, Magnan, Tomori, Pavlovic, Teo Hernandez, Fofana, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata. Qui invertono di nuovo Loftus-Reinders. Io credo che dopo Milan-Venezia Reinders sarà riprovato avanti. Speriamo. Almeno penso questo. Il Liverpool dovrebbe scendere in campo, torna Morata titolare, con Allison, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, McAllister, Gravenberch, Jones, Salah, Diogo Jota e Luis Diaz. Aspettate un attimo perché mi ha scritto Faina che questo atteggiamento non l'accetta e la prima fattura che verrà pagata sarà gennaio 2025. Ecco. Vabbè, interverranno i sindacati. Io chiedo scusa a Faina, anzi se vuoi entrare tipo subito. Senti che lecchino sta merda. Senti che lecchino sta merda. Faina, ti prego, rientra, manchi come l'aria. La roba che la manda l'avvocato. No, però al di là di questo, Cohen, Liverpool un po' rimaneggiato o sbaglio? Perché gli manca? Eh no, leggo il centrocampo McAllister, Gravenberch, Jones. Io non so se è questo il centrocampo titolare del Liverpool. Manca Luis Diaz. Se fa sto turnover, ragazzi, gli può giocare le palle in testa. Io sono contento che gioca Calabria, non pensavo mai di dirlo, però secondo me Royal non è... E Luca, che cazzo stai a dire, dai? Royal secondo me non è ancora pronto queste partite, meglio però, che... Però lui ha giocato in Premier, oh. Lo so, però non ha fatto bene in Premier. Sì, appunto dico, manca Luis Diaz, manca Szoboszlai, manca... Vabbè, Van Dijk c'è, la difesa è quella... Però, boh, sbaglio o fa un po' di turnover il Liverpool? No, frate, ma va che il centrocampo adesso è questo. Guarda che questo è il Cioè, il centrocampo titolare del Liverpool è McAllister, Gravenberch. Beh, io ti ricordo che ci hanno battuto con l'Under 21. Sì, contro Nottingham, ma mi sembra che hanno giocato questi, eh. Adesso non ricordo. Vabbè, ragazzi, ma allora vinciamo facile, oh. No, ma se questo è il Liverpool, ragazzi. Aspetta, Neri, metti la formazione che prendo quella del Nottingham. Eccellente. Sì, McAllister, Gavram, sì, questo qui è quello di vedi che squadra di merda è Liverpool. Io mi accontenterei di pareggiate, dico la verità, perché comunque c'è il derby domenica, quindi... Ah sì, Luis Diaz c'è, scusate, non l'avevo letto le probabili. Sulla fascia di Calabria. C'è Luis Diaz, Diogo Jota, Salah, centrocampo Gravenberch, McAllister, Jones. Vabbè, bro, ma non è una brutta squadra. Vabbè, posso dire, lo dico. Allora, Tsimikas non può giocare. Il Milan Tsimikas non può giocare a pallone, grazie, perché Tsimikas è una pippa.
Alexander Arnold difensivamente si farà bullizzare da Leao, già lo so, storia no, di Leao, ma fidati, già lo so, TikTok di Leao, ma fidati, TikTok di Leao alle 23:45 con il surfista perché ha bullizzato Alexander Arnold, già lo so, Van Dijk è quello che è. Ma voi lo sapete che prima o poi Leao risponderà ad Erix, cioè qualcosa uscirà prima o poi. Sì, probabile, mi caserà abbastanza. Ma l'ha bloccato, non può rispondere. Ricordiamo che l'unico ha dissato so io, L'unico? Sì, sì, l'unico che l'ha dissato sono stato io, Che ha dissato te? No, lui ha dissato te, non è che... vabbè, certo. È vero, no, perché lui mi ha dissato a me, certo. Grazie a Scella, è tornato a Scella. No, però a parte gli scherzi, chat, squadra di merda è Liverpool. Se questo è Liverpool, squadra di merda. Cioè, Coin, rispetto a Liverpool, contro cui abbiamo giocato. Frate, non inizia, frate. Due anni fa ci hanno battuto quei giovani. Ma rispetto a Liverpool che abbiamo affrontato due anni fa... è diverso, dai. Scusa, Enerix, c'ho le ufficiali di Juventus PSV. E mo ci andiamo. C'è Douglas? Facciamo il pronostico. Non c'è Douglas. Facciamo il pronostico su Milan Liverpool. Ma oggi sono solo Milan e Juve. Oggi sì. Bologna domani. Domani tre italiani. Ma che ti aspetti? No, giovedì l'altra italiana. Che ti aspetti, Coin, da stasera? Io mi aspetto un Milan che attenderà il Liverpool. Non mi aspetto una gara aggressiva del Milan. Spero di riuscire a portare a casa un pareggio, perché tanti punti ne devi fare per forza con Liverpool, li puoi fare nelle altre partite, e quindi spero di prendermi un pareggio. Poi chiaro, se vinciamo è meglio, però per me il Milan vince pareggio oggi. Sono contento per me il Milan vince oggi. Anche per me vince. No ragazzi, oggi, se questo è Liverpool il Milan può vincere. Tu ti aspetti una gara offensiva? Grazie Masia. Tu ti aspetti una gara offensiva? No, Enerix. No, io mi aspetto una gara sicuramente leggermente attendista, però mi aspetto quello che forse finalmente Fonseca può fare e che abbiamo visto nelle amichevoli prestagionali. Cioè, finalmente abbiamo una squadra contro che ti aggredisce alto e con cui puoi abusare di un recupero, di un'uscita palla veloce. Che è quello che mi ha fatto impazzire delle amichevoli internazionali precampionato. Io mi aspetto questo oggi dal Liverpool, cioè un Milan che imposta dal basso e che approfitta dell'aggressività del Liverpool per uscire velocemente palla al piede e poi aggredire chiaramente le praterie che si creeranno di conseguenza con i metri delle AO, con la gamba di questi giocatori qui. Allora però posso dire... Giocherà moltissimo nella tre quarti avversaria e palleggerà molto dai 40 metri dalla porta del Liverpool. Fonseca ha detto una cosa saggia in conferenza, ha detto ci va la gara difensivamente perfetta, non puoi sbagliare niente. Infatti già col Venezia il Milan ha avuto due o tre sbavature dietro che con altra squadra non te perdonano. A me quella è la paura mia. Vabbè, deve stare molto più basso. No, però posso dire qualcosa. Però aspetta, Enerix, io non ti voglio fare il paragone con la partita contro la Lazio, però la Lazio è stata una squadra per il Milan che comunque aggrediva alto. Ma che aggrediva? Cioè non è... frate. La Lazio non ha mai aspettato il Milan, amico mio. Ma il primo tempo non ha fatto un cazzo la Lazio. No, però mi sembra che manco tu hai segnato sul calcio. Ma il secondo tempo eravamo morti fisicamente. No, sono d'accordo, però a me non mi sembra che comunque il Milan ha avuto degli spazi anche contro una squadra che ha aggredito alto. Un'azione abbiamo fatto di ripartenza. Come no, il 2-2. Esatto, il 2-2. Ragazzi, un'azione abbiamo fatto di ripartenza, fatta bene, abbiamo segnato. Se stasera va in campo il Milan che ho visto nelle ultime uscite, tolto il Venezia che non la prendo in considerazione, secondo me il Milan... non la prendo in considerazione. E perché non frate? La prendi in considerazione? Non posso paragonare il Venezia con Liverpool, frate. Ma il Torino e il Parma, nessuno. Però già contro il Torino, che comunque è una squadra un po' di... chiaramente non è Liverpool, ma come non lo è la Lazio, però sono comunque squadre che fanno un certo tipo determinato di gioco che può dar fastidio al Milan. Se stasera Arne Slot è intelligente, affronta la gara come magari l'ha affrontata il Torino. Se Arne Slot vuole fare il suo gioco, secondo me può succedere quello che dice Enerix, quindi si possono aprire degli spazi interessanti dove Leao, Pulisic, Teo Hernandez e compagnia varia possono far male. È chiaro che io sono molto curioso di vedere l'impiego di Morata. Questo sì. Dico? Bello. Vai. Se grattassero i milanisti, ho visto anche ieri sera, lo sto dicendo anche ieri sera, questa sera, grattate i coglioni, Enerix, Cohen, chat, milanisti. Poi dopo Enerix puoi dire quello che vuoi. No, è una cosa, non ti sto dicendo che il Milan vince 100-100, ma per me questa sera il Milan non perde mai in casa con Liverpool. Sì, però, Ste, io ti voglio chiedere, ma cos'è che dà così fiducia di questo Milan? Cioè, ha vinto dopo un mese la sua prima partita. Il Liverpool ha fatto
Ma San Siro, ma siete in 56.000, non, no, avete, non avete neanche fatto, no, però, a parte 60.000, comunque le squadre, inglesi in Italia fanno spesso fatica, quella è l'unica cosa importante. Luca, bisogna essere onesti, e lì è pure la squadra che lascia spazio. Beh, fino alla settimana fa eravate a criticare tutto il Milan. Ah, questo Milan, mo ha vinto la Venezia 4-0. Io non l'ho criticato. Torre, posso avere questo pensiero? Abbiamo sempre detto che il Milan è una squadra forte. Ma siccome, capito, io personalmente penso che sia assurdo pensare che oggi il Milan possa battere il Liverpool, perché non ci sono proprio le basi, secondo me. Io non ti ho detto che vince 100-100, ho detto che secondo me il Milan... No, ma infatti la mia era una domanda per aprire un dibattito, capito? Non è che vado contro di te, però mi sembra strano che una settimana fa è il Milan di qua, il Milan di là, il Milan un po' far su, il Milan un po' giù. Dopo le basi, però, però non c'erano, io non ho mai... l'anno scorso, no, con Paris Saint-Germain. Ma aspetta, ma io non ho mai cambiato idea su quello che penso del Milan. Cioè, per me no, Milan, ma non sto dicendo te, sto dicendo anche i tifosi neutri o di altre squadre. Che sì, ma l'anno scorso, quando arriviamo a Milan Paris Saint-Germain, anche lì non c'erano le basi di vincere 3-0. Poi abbiamo vinto 3-0. Però parliamoci chiaro. Però parliamoci chiaro, sta partita diventa quasi fondamentale. Però per me il Milan la deve vincere stasera. Io capisco. Beh, non è fondamentale, c'è cioè, sotto. Coin, se la perdi, sì, ma Coin, no, ma non parlo della Champions, parlo del percorso. Okay. Perché è chiaro, certo, che se stasera impatti, va bene, se fa male a nessuno, domenica c'è il derby e vediamo. Allora, sono sincero. Se stasera perdi, secondo me la situazione si fa grave. È importante perché il Milan è una squadra molto umorale, quindi incide molto il risultato di per stasera. Quello dico. Però per me la partita fondamentale è il derby. Il Milan non deve perdere il derby, assolutamente. Quello assolutamente. Molto. O due pareggi salvi Fonseca? Io Fonseca lo salvo già da prima, quindi sicuro. No, quindi con due pareggi lo salvi? Sì. Con due sconfitte? Sì, perché Inter e Liverpool sono più forti. No, con due sconfitte no. Non va bene, due sconfitte non va bene. Non lo salvi? No, non va bene, due sconfitte non va bene. Enerix? Io dico sinceramente che se il Milan non dovesse fare due vittorie sarei deluso. Per come vedo io con due Milan, sconfitte no. Salvi Fonseca? Io Fonseca l'ho detto, per me deve essere allenatore fino a giugno a prescindere da quello che succeda. Con due sconfitte? A prescindere da quello che succeda, io voglio Fonseca fino a giugno. No, io ti dico, due sconfitte, si gioca la panchina a quella dopo. Però a prescindere da ciò, io se il Milan dovesse fare due vittorie rimarrei deluso. Per come vedo io le potenzialità, Fabio, del Milan. Per me stasera il Milan farà bene ma perderà il derby. E quindi io Fonseca, per come gioca il Milan, per come avrebbe dovuto giocare il Milan, non avrei mai preso. Però a questo punto se dipende. Oh, ragazzi, hanno parlato di una frattura nello spogliatoio, ma siete voi i milanologi, io non mi... Sì, però hanno ragione anche in chat, dipende come le perdi le partite. Sì, ma perché poi il Liverpool e Inter sono tutte e due più forti. Sì, però Luca, se viene umiliato oggi eppure domenica... Beh, ma c'era, è chiaro che se perdi 6-0, 6-0... No, no, secondo me basta perdere 3-0 oggi. Me fate sentiale? No, io secondo me il Milan gli farà male a Liverpool a campo aperto. Se Fonseca è bravo e prepara la partita, abbassa il Milan dei 20 metri e gioca sulle ripartenze. Bravo. Con Leao, Pulisic, cioè, secondo me può fargli proprio male a Liverpool. Perché Hernandez no? Sì, può far male, ma pure con inserimenti dei centrocampisti. Il Milan è una squadra è più da Champions League che da campionato italiano, pensa che ve dico, perché è una squadra che c'ha molta gamba. Secondo me è più da Champions che da campionato italiano. Vabbè, andiamo sui pronostici, dai. Quindi Milan campione d'Europa, eh? Milan campione d'Europa. Ah, vaffanculo. Come lo so giocato. Comunque. Sì, vabbè, però non vi pensate che... Oh, guarda, vi posso dire una cosa. Io tutte ste potenze non le vedo, eh. Guarda, sì, Real Madrid, per carità del Dio, Manchester City, che c'ha un gioco collaudato, però non vedo più ste corazzate di una volta in Europa. Questo è vero. Sì, non esistono più il Real e il Barcellona di una volta per me. Però comunque, parto il Barcellona io... è forte, frate. 3-1 Milan. E... 1-1. Passo. Va avanti, io ci penso. Voglio dopo ultimo. Torre. 0-3-0-4. Che delicato, Ale. Ho detto una cosa, io è delicata, Enerix, ci vuole pazienza. C'ha ragione. 4-2 Milan. Fabio. 3-2 Milan. Ciccione non c'è. Asso. Io. Io. Ah no, c'è Faina. 2-2. Asso. Sono pronto. Ho detto che non perde mai il Milan stasera contro il Liverpool. 1-1.
X spacchiato. Tutto il suo casino per non dirlo dopo di me, perché mi doveva copiare, capito? Mi doveva copiare, cioè non lo dico adesso, lo dico allora, dopo. Intanto, cioè, intanto scusa, Enrix, butta fuori quella merda del ciccione che ha atteso, che è mezz'ora. No, che no, no, un'ora, davvero un'ora. Fuori. Allora, andiamo al volo su Juventus. Se c'è l'ufficiale, leggile. Sì, ce l'ho. Allora, Di Gregorio in porta. Non è che tocca preparare la spalla, no? No, no, no. Fuori, no, dai, no, fuori, dal, fuori dal cazzo. Anche se era carina questa, era molto carina. Fuori. Di Gregorio in porta, difesa con Calù, Lugatti, Bremer, Cambiaso, centrocampo Locatelli, McKenny, e in avanti c'è Nico Gonzalez, Ildiz, Kop Miners, Vlahovic. Risponde il Paris, il PSV con Drommel in porta, portiere di riserva che il primo non c'è. Drommel. Difesa con Ledesma, Flamingo, Boscagli e Dams, ex Serie A Scouten, Till, Verma, ma Verman ancora al PSV gioca, è fortissimo. Ma che stava Bagayogo... no, stava in un'altra squadra prima, fortissimo Verman. Ah però. Sì? Sì? Però sempre in Olanda stava all'Erenben, no? Poi è stato comprato al PSV. Bagayogo, De Jong, Tillman. Si è... aspetta, ma mi sa che è un altro mi sa che è un altro Verman. È un altro Verman? No, chat, quello è Vermalen. No, Joey Verman. Verman è quello che dico io. Verman è quello che dico io. Ma io sì, se quello che dici, stava all'Erenben. Ma non ho capito, io ho fatto quel mercato e poi si presenta la prima decembre con Locatelli McKenny. Questo dovresti chiederlo a Tiago Motta. No, non gioca all'Atletico, quello che diciamo noi. No, no, Fabio, ma questo è colpa però da allenatore. No, non è al PSV da 4 anni. No, guarda che Douglas Lewis è un'operazione che... Vabbè, è forte Lewis. A me mi piace che frenno in panchina, che frenno in panchina. Io dico una cosa, la dico adesso. Scusami, ragazzi, grazie, però no, aspetta, c'è Juve Napoli, ho capito adesso, c'è Juve Napoli sabato. No, ma io dico no, ma aspetta, io dico una cosa. Io dico una cosa, leggendo la formazione del PSV, se Thiago Motta non vince sta partita, c'è bisogno di iniziare a farsi due domande su Thiago Motta. Ma stasera vince che ci avatte, fratello. Ma anche secondo me. Grazie Matteo. Oggi deve vincere. Oggi deve vincere. Thiago Motta si mette stasera mette camicia, cravatta, giacca. Chi segna? Segna. Damiano, chi segna? Per me segna Vlahovic stasera. Ma va che ti sbuoi. Se in porta con due piedi. No, uniti. Fabio, stasera finisce tanto a poco, vai. Ma che fa? Si droga pure lei. Ma questi qua non sono mica degli scappati di casa, giocano palla a terra. PSV ma poi quando vengono in Europa, quando vengono in Europa fa male. No, ma ragazzi, Non i pronostici, dai, non i pronostici, Enerix. E quello se droga. Ma sto prendendo il Jeffer che devo mangiare tra poco. Vada. Andiamo, dai. Parto un litro d'acqua per buttarci una bottiglia, pastiglia, eh. Non è una pastiglia, è una bottiglia. Ti sei scolato una cassa di Coca-Cola, dell'acqua, la tua è una. Parto io e dico 2-0 Juventus. Vai. La Juventus vince per 3-1 e segna Dusan Vlahovic. Fabio. La Juve perde 2-0, 0-2. Coin. Io dico 2-1 PSV. Corey. Per me o 0-1 o 1-1. Però confermo 0-1. Daciali. 1-0 Juve. Asa. Juventus PSV 2-1 Juventus. Voleva fare i pronostici anche delle altre al volo? Che dite? Dai, tanto so poche, dai. Allora, partiamo con Young Boys Aston Villa. Parto sempre io. Io dico 2-2. Faina. Per me vince l'Aston Villa, dai. 0-1. Fabio. Anche per me 0-1 Aston Villa. Cohen. 3-3. Asso. 0-2. Ale. 2-1 Young Boys. Corre. 3-2 Young Boys. Andiamo con Bayer Dinamo Zagabria. Parto io 0-0. Ma Fabio. Ma Bayer quale? Bayer Monaco. Costa George. Costa George. C'è una George. Se c'è una George, c'è una Costa. Ci porta grande amico mio. Per le 200. Fabio. 4-0 Bayern. Faina. 5-0 Bayern. Cohen. 5-0 Bayern. Ale. Altro. Asso. Bayern. Fine primo set. Goal Legends.
Gol Legends, Gol Legends, grande gol, gigante. Non è un pronostico fine primo set? Un pronostico, un pronostico. Vabbè. Altro, altro, altro. Real Madrid e Stoccarda. Oh, manco io. Ah, scusa, vai Torre. 4-2 stile virtualino. Ok, Real Stoccarda. Io mi dissocio subito. Real Stoccarda, parto io, 4-1 Real. Torre. Cos'è che era? Real Stoccarda. Real Stuttgart. 3-2. Fabio. 2-0. Faina. 2-1 Real Madrid. Ale. 4-0. Coin. 5-1. Asso. 3-1 Real Madrid. Chiudiamo con Sporting Lille. Parto sempre io. 3-0 Gyökeres. Dillo. 3-0 Gyökeres. Oh, ma Gyökeres sta a fare buche per terra pure stanno. E buche sta a fare. È troppo forte. Sta a fare proprio buche per terra. Cioè Ale, scusami. Io dico 2-1 Sporting. Torre. 0-0. Non mi sei... Ok. Fabio. 2-0 Sporting. Cohen. Hanno detto tutti quelli che voglio dire. 3-0 Sporting. Faina. A Lisbona, Lille batte Sporting 2-1. Asso. 2-1 Sporting. Perfetto. Ho finito. Allora, rimanete ragazzi che dobbiamo di due cose. Ringrazio... Asso di Roma. Ciao. Grazie, gioco fuori. Fuori. Grazie da Geali. Ma io non l'avevo visto, ragazzi. Ciao a tutti.